Ma questa sera ci mettiamo un po' per connettersi. Ok, speriamo adesso vada bene. Non sono una novella sposa o cosa del genere, ma sembra di aver fatto attendere questa sera e è una cosa che mi dispiace. In ogni caso, speriamo almeno che ne valga la pena. Vi chiedo solo ancora un minuto, può sembrare ancora tanto, ma un minutino, breve, breve. Così riesco, o comunque mi auguro di riuscire, a sistemare tutto per bene. Ed eccoci. E questa sera parto, anzi, inizio no, continuo, diciamo così, ringraziando Anna Tamburin che ha rischiato perché fosse diretta stasera, giustamente, perché mi trovo in una zona dove internet è quasi un paradiso, una cosa che si vede ma non si vede. E di questi tempi è anche difficile trovare dei posti così, no? Perché si è raggiunti da internet praticamente ovunque. Gli incontri, conferenze o di qualunque genere ultimamente si fanno molto più volentieri, direi, o anche a causa di necessità attraverso il web. E quindi trovare un posto dove non ci sia internet o che sia difficile da raggiungere. È difficile. Quindi ringrazio Anna, ringrazio anche Enrico e comunque a chi si è collegato con noi, seppur con qualche minuto di ritardo o comunque aspettato e atteso. Ed è un pochino che non ero sulla pagina di Fox, ma a dire il vero ce n'è tanto, tante belle cose, belle persone che portano degli argomenti davvero molto interessanti. E questa nuova forma di comunicazione, tanto più nuova non sarà oramai, nuova intendo, perché sta praticamente subentrando o è subentrata alla TV stessa, no? Alla televisione. Quindi penso che ci stia sorprendendo e continui a sorprenderci ancora e ce ne sarà ancora tanto. Di novità, di proposte interessanti, più o meno non importa perché ogni cosa importa a qualcuno, è di interesse a qualcuno, è difficile una cosa che non interessi proprio niente a nessuno, a zero, per modo di dire, no? E quindi va bene anche così. Anna mi aveva chiesto di anticipare, e io anticipo con piacere, un appuntamento mensile che avremo dal 27 ottobre, quindi c'è un po' di tempo ancora, il martedì sera. Appunto oggi è un martedì. Martedì è una serata che in genere io non prendo impegni, cosiddetta la giornata di riposo, tra virgolette, oppure quantomeno che mi occupo di altre cose, non solo della tematica di cui tratterò dal 27 ottobre. Come titolo, io personalmente ho scelto Scienza e filosofia dello spirito, perché la tematica che mi piacerebbe trattare, giustamente, ingloba sia la scienza che la filosofia, legata al mondo spirituale, e questa è una cosa che mi piace moltissimo. E quindi spero di poterla trattare, di poterla portare anche da voi, in modo che possa destare anche i vostri interessi. Mi ispiro, è vero, a molto di quello che avviene e di quello che c'è attualmente in Brasile. E ha ragion veduto perché sono anche brasiliana, non solo brasiliana, di origine italiana e di origine per cognome, famiglia, perché io sono stata adottata, quindi io sono brasiliana, i miei
genitori, sì, che erano di origini italiane, perlomeno in questa incarnazione. Pertanto, la scienza e filosofia dello spirito, che viene portata avanti da tantissimi anni in Brasile, ultimamente mi ha sorpresa davvero tanto. E io continuo a studiare, a essere in contatto con il Brasile in questo periodo e più che mai quest'anno. Ci sono stati tanti corsi, studi, eccetera, delle cose che di grande interesse per me, innanzitutto, voglio dire, è un interesse dunque personale, e poi poterlo condividere a maggior ragione è ancora più bello, è ancora più interessante. Tra l'altro, vedo è con noi anche Giuseppe Maurizio Grasso. E alcune cose le parliamo anche nello stesso linguaggio, no, Giuseppe? Poi anche c'è l'amica Cecilia Martinello, che anche ieri sera siamo stati insieme in uno studio. Appunto, mi diceva Anne che questa sera ci sarebbero state eventualmente magari qualche domanda che avreste magari formulato prima dell'inizio di questa diretta. Se c'è, io sarò ben lieta di commentare alla luce della scienza e filosofia dello spirito, così pian piano possiamo fare luce e comprendere esattamente di cosa si tratta. Ho visto che Giuseppe ha fatto un appunto prima dicendo che c'era un problema tecnico. Sì, Giuseppe, diversi. A partire dal momento stesso, come dicevo, che io sono in una zona che internet veramente neanche con cannocchiale, e quindi è difficile. Ho voluto provare lui stesso, ma con i benefici del dubbio che potesse andare in diretta questa sera. Quindi, se a un certo momento non ci fosse, o magari già non ci sono neanche più live, qualcuno mi faccia sapere, mi mandi un WhatsApp o qualcosa e io chiudo. Mi dispiacerebbe, però oggi va così. Allora, come dicevo prima, se ci fosse eventualmente qualche domanda, mi farebbe sì piacere commentare queste vostre domande. E nel frattempo commento anche di cosa si tratta, quello che vorrei trattare in questi incontri dal mese di ottobre. Per chi lo sa, abbiamo tenuto un periodo di studi sull'espiritismo nei pomeriggi, quando c'era l'università Lux. E è stato interessante. Abbiamo studiato un testo di un libro di un autore non brasiliano, ma che vive in Brasile, però, ed è stato molto interessante. E questo mi ha fatto anche riflettere delle domande di allora, dei commenti vari, che fosse il caso di proseguire, dando spazio anche al settore legato alla salute, alla medicina e alla parte prettamente scientifica di questo campo. Ed ecco perché è nata l'idea della scienza e filosofia dello spirito. Si tratterà sì della medicina non tradizionale, ma con l'ottica spirituale, ma anche dei terapeuta, anche psicologi, anche fisici, o anche della quantistica e anche dal mondo medianico. Molto spesso le persone mi domandano della medianità brasiliana, di cui ho già detto più volte. A mio avviso non esiste una medianità brasiliana, mi piace parlare di medianità. E medianità è un attributo dell'essere umano, dell'umanità, e quindi non è del Brasile, è del mondo. La medianità che è stata molto interessante anche in Italia, ha lasciato delle belle esperienze per chi l'ha vissuta e la vive tuttora, e si vive ancora anche così come in Brasile, di ricordi dei personaggi che hanno animato e che hanno portato un contributo alla comunicazione con l'oltre. Ma io vorrei parlare su questo, ma anche su altro nel senso di nelle altre applicazioni
della nostra esistenza dove si impiega la medianità e che si pensa, o meglio, non si pensa nemmeno che quella sia medianità, ma lo è sempre una facoltà medianica, è sempre una facoltà di sensibilità. E quindi è questo che vorrei fare, toccare e portare delle testimonianze, anche degli studi, perché lo trovo interessante, anche con alcuni testi che possono essere utili per consulti, per approfondimento. E quindi sarò ben contenta se rimarrà qualcuno che vorrà essere con noi in questa serata, in questi incontri, sempre del martedì. Si spera alle 21:30 che non ci siano degli intoppi come questa sera e così si possa andare avanti. Ok? Allora, io dove guardavo io non ho visto domande, ho visto saluti che ricambio, così come di Maria Grazia, Schettini, Laura Bruno e ci sono degli altri, ma in questo momento non sono riuscita ad aprire per vederli. Quindi, in ogni caso, ringrazio chi ha salutato e se qualcuno ha qualche domanda che così mi aiuta anche a risuonare maggiormente questa tematica, io ne sarei felice. Invece, fin tanto che ciò non arriva, vorrei condividere con voi il fatto che, giustamente, come dicevo inizialmente, che tutto o quasi tutto avvenga ormai attraverso internet, anche le nostre comunicazioni, e tutto si è velocizzato in un modo che quasi quasi non ci stavamo indietro, no? Io da questo punto di vista trovo che sia stato un grande risveglio, un risveglio per l'umanità, un risveglio per tutti noi, dove le cose si sono accelerate, sono arrivate prepotentemente nella nostra vita, nelle nostre case, nei nostri computer, nei nostri cellulari e non abbiamo più potuto in un certo senso fare a meno. E molte rivelazioni, molti, non direi e tanto nuovo, ma studi e conoscenze che venivano fatte magari in gruppi minori, in gruppi più piccoli o persone, ok? Sono approdati su internet e sono diventati praticamente di dominio pubblico dove chiunque può seguire, può approfondire, può studiare. Ed oggi come oggi, questo sembra già una cosa che abbiamo vissuto da tanto, è una pratica per molti già collaudata, ma io quando penso che a gennaio di quest'anno, siamo ancora a settembre, quindi non è trascorso ancora un anno, che solo dunque 9 mesi fa, quasi 10 mesi fa, stavamo ancora programmando degli incontri, degli eventi, ma non online, presenziale. E quindi oggi come oggi, quando mi ricordo che a volte si programmava un incontro con un oratore dall'estero che venisse in Italia da un anno all'altro, cioè il tempo minimo di programmazione erano 6 mesi prima, quindi perché la persona. Allora io poi faccio tutti questi viaggi interiori, no? Cioè, prima sono i contatti, poi noi qui in Italia che ci davamo da fare per la divulgazione, nei diversi canali, la persona che deve organizzare la propria vita per quei giorni che sarà via, il viaggio da Brasile poi 11.000 km di distanza per venire. Fare una conferenza di un giorno, magari per un pubblico di 30-40 persone, ed era già un successo. Se, era praticamente un'altra vita. Non sembra che abbiamo solo fatto il cambio, il salto di un anno. Sembra che anni siano trascorsi. E questo davvero, wow, è da farci riflettere. Da una parte come ci abituiamo velocemente ad alcune cose, come ci dimentichiamo velocemente da altre, e questo contribuisce tuttora per un cambio definitivo che probabilmente
non avremo un ritorno per quello che era prima. Negli anni scorsi potevamo dire che andiamo a ripetere quello che abbiamo vissuto l'anno scorso o riprogrammare. Oggi come oggi non possiamo ripetere necessariamente tutto e nemmeno riprogrammare necessariamente tutto di un tempo. Quando io parlo poi di scienza dello spirito, si parla di quella scienza di indagine, di investigazione che va non solo a fare una ricerca, ma dal punto dove mi trovo o dal punto di vista dove sono oggi, non si tratta più di cercare delle prove, perché le prove ce ne sono già. Si tratta di andare avanti e fare delle nuove scoperte, dei nuovi utilizzi per la nostra vita quotidiana. Quindi io non parlerò di ricerca come prova. Questo esiste? No, noi sappiamo già che esiste. Questo si può comprovare? Sì, è già stato comprovato. Si può fare una ricerca? Sì, sono già state fatte delle ricerche, possiamo fare la nostra e ci sono state fatte delle altre ricerche. Questo è normale? Sì, è normalissimo, fa parte della vita e così via. E quindi è questa ottica che porta avanti, che portano già le conoscenze acquisite e l'applicabilità che hanno oggi come oggi della nostra esistenza. La filosofia è perché questa scienza ci porta una modalità, una forma di vita, a dei concetti, a un percorso di vita che ci porta dunque a una filosofia, a una modalità di vedere e di affrontare la propria esistenza. Naturalmente con molto ottimismo, questa è una delle prime cose che mi sento di dire, con molta coscienza, consapevolezza, ma anche con molto ottimismo. Perché si scopre sempre più che non siamo stati lasciati soli, che l'universo si espande e la vita pullula ovunque, e che quindi i nostri contatti sono sempre più stretti, sempre più intuitivi, e pertanto è il nostro mondo che cresce, no? Il nostro mondo interiore che si amplifica. E con questo anche la nostra speranza. Proprio oggi io parlavo di speranza. Fede e speranza, sorella della carità, ma di questa fede che ci fa andare avanti senza rinunciare, ma non come una macchina, come esseri umani. E quindi anche con la nostra debolezza, con i nostri dubbi, con le nostre domande, con le nostre incertezze, ma nella certezza, nel contempo, che quello si può fare, è fattibile se sarà per il nostro bene. Se sarà per il nostro bene, se rientrerà nel nostro merito reincarnatorio. Eh sì, non si possono ammettere e pensare a determinate cose senza ammettere e pensare alla reincarnazione. Non si può più prescindere dalla reincarnazione, dal ritorno alla vita. Questo è un fatto e non è solo se, no, non è se, è. E per chi è il se, naturalmente, noi lasceremo che continua a essere il se. Non dobbiamo convincere niente, convincere nessuno. Ma per meglio comprendere e per percorrere questo cammino sarà meglio esserne certi, senza se e senza ma. Allora, io non sto riuscendo a, tra virgolette, a visualizzare, a vedere il mio Facebook, quindi prima riuscivo, adesso no. E quindi se o casomai ci fosse qualche domanda, io d'ora in poi non le vedo comunque. Quindi se ci fosse stato prima, sì, d'ora in poi no. Si vedrà. Uno dei primi ospiti che avremo, o meglio, avremo sovente due tipologie di ospiti, uno legato alla quantistica e un altro legato alla psicologia, alla psicologia transpersonale. Perché entrambe le cose? Perché entrambe si intrecciano. Io ho potuto riscontrare, ho trovato interessantissimo quante
si potrebbe dire, discipline si intrecciano con la psicologia, specialmente il percorso traspersonale. Questo fa una grandissima differenza nella nostra esistenza, una grandissima differenza nel nostro quotidiano. Comprendere i tanti perché della nostra esistenza, da dove veniamo, perché siamo in questo mondo e dove stiamo andando. E avendo anche riscontro o riscontri di persone e situazioni che si sono diventate palesi nel nostro mondo. E quindi, per quello che dicevo, c'è poco da dubitarne, c'è più da credere e di andare avanti. E io mi spero di avere anche, è una cosa che mi piacerebbe avere nei nostri prossimi incontri, sono riscontri di chi ci ascolta, riscontri di chi è presente e che vogliono condividere un pezzettino del loro percorso o di una propria esperienza. E la mia proposta è di un vero studio, di un vero interscambio tra di noi. E quindi spero davvero che si possa fare. Il computer sembrava che per un attimo si fosse un attimino mosso e chissà mai si poteva leggere qualche cosa. Ma tutto questo è nel campo del forse, magari, chi lo sa, ma non è nella certezza. Quindi facciamo un altro passettino, vediamo se funziona qualcosa qua. È stato interessante, abbiamo studiato un testo di un libro. Ecco, niente da fare, non c'è verso, non riesco a visualizzare qualora ci fossero domande, non so come mai, senza. Ci ho provato, ma dalla prossima settimana dovrei essere a Milano e allora sarà tutto molto più semplice, anche come a livello di connessione, che sarà molto più sicura. Ah, vedi, c'era Raffaella Sisi che diceva fai con comodo, grazie Raffaella. E adesso riesco a vedere qualche nominativo e saluto. Aspetta. Ok. Tutti voi che eravate già entrati prima, che mi avevate lasciato i vostri saluti. E io non avevo risposto, semplicemente anche perché non avevo visto, quindi alcune nominative adesso io vedo e ringrazio. E Anna mi pone una domanda di Jet Fiorentino. Come facciamo a sapere se un nostro caro estinto, io incomincio con la parola, non esiste estinto, nessuno è estinto. È nella condizione di poter comunicare con noi dall'aldilà, non tutti possono farlo subito, vero? Allora, direi Jette, due cose. Si comunicano o cercano, provano di comunicare, o meglio, noi, perché non sto parlando di cose esterne, di una cosa che io non sarò mai, perché anch'io lascerò il corpo un giorno, no? Così come ho lasciato tante altre volte. Quindi diciamo che in un primo momento è più facile comunicare e dare degli input della propria presenza prime ore successive al trapasso. Naturalmente la modalità del trapasso conta, i trapassi traumatici, diciamo così, portano la persona a uno stato di riposo, di fermo per non subire giustamente un trauma. Da questo trapasso, ma ci sono i trapassi che vengono attraverso dopo una lunga malattia o per esaurimento proprio della vita per l'anzianità e degli altri modi molto più tranquilli. In questo caso cercano di comunicare già nelle prime ore. E allora, anche se tu mi hai chiesto una cosa, io comincio a rispondere rispondendoti un'altra che trovo sia interessante tenere presente, che è il momento del trapasso. A seguito del momento del trapasso, il momento della veglia, cioè se la persona
rimane con il corpo esposto oppure no, non importa. I momenti subito dopo, altro passo, che anche lì non è neanche corretto dire la persona, il trapasso. Diciamo, lasciamo il trapasso, perché il trapasso può avvenire allora magari per il nostro concetto di l'ascia del corpo o comunque dell'arresto delle funzioni vitali del nostro corpo. Diciamo così, l'arresto delle funzioni vitali, perché la disincarnazione, cioè l'uscita dello spirito dal corpo, avviene in tempi diversi da persona a persona e anche questo può influire poi nella comunicazione. In alcune persone può avvenire in modo immediato, alcune altre richiedono alcune ore, settimane, mesi. Cosa significa? Significa che non tutti come spirito lasciano il corpo di immediato e possono rimanere ancora collegati energeticamente, fluidicamente con il proprio corpo. O perché non se ne rendono conto, o perché non vogliono andarsene, o perché essendo attaccati nel corpo, non avendo voglia, l'equipe spirituale incaricata dal distacco ci mette più tempo, diventa una cosa più laboriosa. E quindi, dal punto di vista spiritista, quello che si consiglia già nelle prime ore sono le preghiere di sollievo. Che sta a indicare vibrazioni di amore, pace, serenità per la persona che sta facendo questo passaggio. E evitare la disperazione. Sì, si soffre, sì, si sente la mancanza, ma sì, c'è qualcuno che magari in quel momento soffre più di noi, perché sta partendo da solo, senza poter concludere le sue aspirazioni, quello che aspettava in questo mondo. Lasciando delle persone care a cui non ha potuto, di cui non ha potuto avere un saluto, e quindi chi lascia in questo caso merita in quei momenti tutta la nostra attenzione. Quindi la nostra attenzione deve essere volta a un buon ritorno al mondo spirituale. Nell'ambiente dove sarà la persona non ci devono essere baccani, confusioni, casini, non so l'espressione migliore, forse non ho usato quella migliore, però non mi viene un'altra, ma deve essere raccoglimento. Chi è diverso di pianto e disperazione, permessa. Raccoglimento, serenità, pace. Le nostre vibrazioni, il nostro comportamento in questo momento saranno di fondamentale importanza, perché è della nostra energia, del nostro modo di porsi che il mondo spirituale potrà poi agire sulla persona che ci sta, tra virgolette, lasciando. A questa persona può venire desiderio di salutarci, di venire a trovare o di lasciare dei segni, del rumore, dell'espressione che ci riportano al suo pensiero. Questo accade molto spesso. E quindi in questo momento è molto facile avere una comunicazione. Ok, non tutti sono medium, no, non è vero. Tutti hanno la facoltà medianica. Non tutti hanno la facoltà medianica allenata, questo sì è vero. E quindi non sanno utilizzarla per comunicare con quella persona a lei cara. In questo caso, si raccomanda sempre la preghiera, intesa non con la preghiera classica, con le parole già memorizzate, ma la preghiera intesa come un dialogo. Un dialogo di amore nei confronti di chi sta lasciando il corpo, affinché lo possa fare nel migliore dei modi, il più serenamente possibile. È questo che intendo come preghiera, un dialogo, una chiacchierata, un saluto se vogliamo. Quindi tenere presente queste cose. Le prime ore sono fondamentali, sono molto importanti per ciò che ne consegue dopo. Se il nostro caro già lascia il corpo in serenità, già rientrerà nel mondo spirituale in serenità. Se lascia sotto protesta, rabbia, odio, grida, urla, eccetera, eccetera, potrà entrare in uno stato di turbamento. E quando si entra in uno stato di turbamento, vengono praticamente, si potrebbe dire, addormentati affinché non subiscano o non soffrono tutto ciò che sta succedendo nella terra. Dove si trovano queste informazioni, oltre che ai libri spiritisti, cioè
le opere basiche di Allan Kardec, il libro degli spiriti, il libro dei medium, il Vangelo secondo lo spiritismo e così via, noi possiamo avere un'idea anche indicativa, diciamo così, attraverso il cinema. Il cinema ci ha lasciato dei belli esempi di questo che sto cercando di trasmettervi. E vi dico solo alcuni dei film, quelli più conosciuti della maggioranza, in modo tale che diventi facile comprendere il meccanismo. Allora, se vi ricordate di Ghost, ci sono due personaggi in particolare, perché anche se tre sono quelli che mancano, che muoiono durante il film, il primo naturalmente è quello interpretato da Patrick Swayze, e che è il protagonista, no? Poi dopo di lui è mancato, mi sembra, un amico, quello che ha fatto tutta una storia perché lui morisse, se non erro, ma e c'è un momento che muore anche il suo assassino. Lui entra subito in un momento di tranquillità e serenità. Quando lui riesce a risolvere le sue pendenze sulla terra, lui vede la luce e viene attratto da una luce, ma con una sensazione di serenità. Già il ladro, quello che lo ha ucciso, ladro no, ma quello che l'ha ucciso, ha una morte violenta e viene preso subito da ombre scure. Naturalmente sono due luoghi molto diversi e una situazione molto diversa. Quindi i nostri, per comunicare con noi, dipenderà dal nostro merito, dal loro merito e dalla modalità. E ci sono medium che affermano di avere il messaggio sempre e comunque. Chi sono io per dubitarne? Ma dirò una cosa: possiamo conoscere il mondo spirituale e i stratagemmi che loro utilizzano anche per darci un messaggio. Quindi loro possono utilizzare un'altra persona, magari sta riposando in quel momento, però per consolare una persona cara. Possono dare dei dettagli, perché loro possono conoscere, delle cose che faccia pensare che è quella persona. E questo è giusto se serve per consolare una persona e aiutarla. Magari, invece, se la persona non può comunicare, in quel momento loro ritengono che sia meglio stare in off e non fare arrivare nessuna comunicazione, possono fare anche così. Quindi non sono tutti uguali. E uniformare questa cosa è, diciamo così, si preferisce di non dire dare una formula, perché giustamente una formula può cambiare dal nostro libero arbitrio e attraverso anche le circostanze. Quindi non è necessariamente uguale sempre per tutti, ok? Io avevo letto una domanda, ora devo tornare indietro perché stavo andando dalla parte sbagliata, per poter rispondere ciò che arriva, ok? E vi ringrazio. Allora, dopo questa domanda che ho risposto di Getty Fiorentino, io vado avanti. C'è Roberta, che tipo di medianità eserciti? Vorrei saperlo anch'io, Roberta, lo sai? Che metodo usi per canalizzare anche questo? Direi che io ho iniziato nella medianità con tanti fenomeni in contemporanea, con la scrittura, pertanto la psicografia, con la chiara udienza, perché ascoltavo, con la chiara veggenza, perché vedevo, e come attraverso l'intuizione. Naturalmente io non ho portato avanti quattro, anche perché i tipi di medianità, la sfumatura sono tantissime, quasi quante le persone nel mondo. Quindi queste quattro che si sono presentate a me, io non le ho portate avanti tutte e quattro, perché ne ho sviluppato altre lasciando da parte quelle. Il modo per canalizzare mio è stato quello dello studio della conoscenza. È per questo che io batto, insisto su questa tecla, perché così puoi equilibrare quello che è un tuo cammino, un tuo percorso,
e magari anche approfondirne degli altri e poi scegliere quale utilizzare, quello che più consono per te. Quindi quello che facevo io poi se sono io, cioè a un certo momento era diventato per me un pericolo ascoltare, perché io ascoltavo per ore di fila, per molto tempo, gli spiriti che dialogavano, parlavano, raccontavano. E siccome questo accade in Italia, è la prima volta che mi accade in Italia, mi hanno ricoverato in un ospedale psichiatrico. Poi, quando mi è successo, continuato a succedere in Brasile, nel centro spiritista hanno ritenuto che fosse meglio chiudere questo canale medianico e direzionare da un'altra parte affinché non fosse motivazione di disturbo per me. E quindi per questo ho detto, loro stessi mi hanno indicato, studia e poi pian piano quello che dovrà arrivare arriverà. Quindi è rimasto più forte l'intuizione e quella che si chiama la medianità legata ai sogni. E quindi riesco a capire, a vedere, a percepire molte cose attraverso i sogni. Questi mi hanno già dato molte soddisfazioni, mi hanno già guidato, aiutato molto. E attraverso l'intuizione c'è anche quella, non so se questa ha un nome specifico, che è per le conferenze, perché lì entrano delle conoscenze che posso aver acquisito attraverso degli studi e possono entrare nella dialettica in ciò che sto parlando in quel momento, mo ispirazione del piano spirituale, che però è un modo molto discreto, molto sottile, non se ne accorge praticamente nessuno e qualche volta fatico anch'io ad accorgermene perché è una cosa che già esercito da diverso tempo. Non so se ho risposto la tua domanda, Roberta, ok? Quindi i metodi non è un metodo solo e comunque sia attraverso il costante studio e perché no, ci porta anche ad evolvere, a migliorare. Poi Simona mi dice, se nasce medium o con lo studio tutti possono diventarlo. Con la facoltà medianica nasciamo tutti, quindi togliamo questa cosa dal pensiero che nessuno è medium, però si può migliorare sì con lo studio, perché puoi imparare a canalizzare, direzionare. Allora, io ho parlato prima di direzionare, di canalizzazione, nel mio caso, come mi è stato domandato, in forma molto, come si potrebbe dire, canonica, ok? Dalla medianità onirica, dalla psicografia, dalla chiaroveggenza, dalla chiaroudienza e così via. Ma le nostre sensibilità, che noi non chiamiamo medianità nel senso lato del termine, perché vengono a comunicare un messaggio di qualcuno dell'al di là, perché questo è quello più conosciuto in genere. Nella canalizzazione, però, della medianità di ispirazione, l'intuizione, allora tu entri nel campo della creatività e nel campo dell'arte. Quindi è il compositore, è lo scrittore, è il pittore. E lì se tu hai una base, se tu studi, eccetera, eccetera, puoi riconoscere le tue attitudini che tu puoi utilizzare anche sotto la guida e l'aiuto del piano spirituale. La cosa che però non trovo che sia una novità più che mai ai giorni nostri, continuare a dire, ah, perché io sono medium di questo, sono medium, sono... No, tutti lo siamo, quindi nessuno dice niente di nuovo, medium di questo, medium di quell'altro, perché le medianità possono svilupparsi in una facoltà o in più facoltà, o in determinati momenti viverne più uni piuttosto che un'altra. La cosa più importante di tutto ciò è fare il percorso di conoscenza della medianità e di se stessi. Questo è fondamentale. E anche quello di crescita interiore, perché la qualità delle comunicazioni dipenderanno anche da questo. E specialmente quando tu spazi in questo ambito della creatività di altri rami dove puoi collaborare con il piano spirituale, quindi che non si tratta prettamente del contatto per un messaggio di un trapassato, ma bensì per utilizzo in tante cose, di ispirazione proprio, no? Di creazione, di creatività. E quindi è inutile stare a darci una io medio di questo, io medio di quell'altro.
Davvero chi è non ha bisogno di dire in tutto il tempo e a tutti. Poi, ecco, buonasera, c'è anche Anna Maria tra le buie. Come sta Anna Maria? Tutto bene? Mi fa molto piacere leggerti. Allora, potresti spiegarmi cosa mi devo attendere quando arrivo nel mondo spirituale? Non so quanto mi resta. Io capisco questa tua pena, Anna Maria, a causa della tua patologia. Sai cosa ti attendi? Quello che avrai seminato. E questo solo tu puoi saperlo, innanzitutto. E solo tu puoi seminare per te stessa. E mi sembra che tu stia seminando molto bene. E quindi non avere paura, Anna Maria, perché io so che studi da tanto, so che ti applichi, che ti dedichi da tanto tempo. E io penso che questo ti potrà trovare una posizione già neanche nell'ospedale di Andrea Luiz di Nosso Lar. Tu ti risveglierai già alla grande, già in gran marcia con le persone che hai conosciuto, con le persone che ti vogliono bene, che stanno nella di là. Io questo mi sento proprio di dirtelo, di confermare. Vorrei che tu, se tu ci fossi prima di me, perché cara mia, Anna Maria, tutti noi possiamo andarci, tornare nel mondo spirituale da un momento all'altro, anche chi apparentemente non ha una patologia come la tua. Pertanto, se casomai però tu dovessi arrivare nel mondo spirituale prima di me, ritorni. I nostri giorni di incontri sono i mercoledì sera. In effetti noi scherziamo con gli amici, no, del nostro gruppo. Chi tornerà prima, chi se ne andrà prima del nostro gruppo dovrà tornare poi mercoledì sera per raccontare come è stato il suo arrivo dell'aldilà. Anna Maria, davvero, con tutto il cuore, stai calma, stai serena, perché davvero... Potrai aspettare dopo tutto solo delle cose buone perché hai seminato delle cose buone, è per questo. Quindi ognuno trova quello che semina, tutto qui. Pippo Favarò. È vero che una volta disincarnato l'anima entra in una specie di sonno riparatore? Sì, è vero. Sono però delle anime che non hanno bisogno, ma la maggior parte sì. Ma questo sonno riparatore è anche un sonno in quel momento per... E lasciarla distaccata da ciò che sta avvenendo sulla Terra e che potrebbe causare un certo turbamento. E tu pensi a una persona che lascia il corpo e la famiglia sta già litigando per l'eredità, oppure che lascia il corpo e la persona, qualcuno sta già andando a frugare, a prendere le sue cose, eccetera, no? Pensa il nostro caso, per esempio, di ciascuno di noi individualmente, a chi farebbe piacere? Quindi non è detto che chi resta prenderà cura di quello che fu, quello che è stato nostro, come noi avremmo voluto. A maggior ragione, se si ha una questione che tu sai che la tua vita è breve, c'è un periodo, per carità, sei che allora di essere tu stesso a trovare un destino per le tue cose, o di non attaccarti troppo, perché diversamente ne soffrirai tanto, tanto quanto eri legato a ciò che hai lasciato. E quindi... Un momento riparatore è un momento riparatore di energia, di riabituarsi all'aria, a respirare in un'altra dimensione e a staccarsi di ciò che sta accadendo nel mondo. Eh sì. Poi c'è un'altra domanda di De Gabriella De Lullis. Come posso comunicare con la mia Silvia? Deve imparare a pregare, non so più farlo. Forse lei ha bisogno di preghiera. La preghiera, ritorno a dire, tu lo sai fare come? Sai, Gabriela, se la preghiera è un dialogo d'amore, è quello che conta, è quello che ha la preghiera, è questa comunicazione di cuore a cuore. Tu con la tua Silvia puoi parlare tutto il giorno quando vuole. Se tu poi riesci o dovessi mai riuscire a stabilire, che ne so, giorni, orari per parlare con lei, anche lei potrà meglio organizzarsi, perché Silvia naturalmente non starà lì a girarsi il pollice nella di là, ci sono tanti impegni, tante cose da fare. Quindi se lei sa che quel giorno e quell'ora sulla Terra tu cerchi di comunicare con lei, anche lei cercherà di essere libera per ascoltarti. Quindi parla con il cuore. Questa è la cosa più importante di tutte. E se sarà un modo che lei potrà comunicare, lo farà. Sicuramente, ok? Ti farà arrivare delle sue notizie. Poi. Sì,
c'è un periodo della vita tra le vite. Non so se è quello su cui ho ben capito. C'è un periodo in cui tra una incarnazione e l'altra tu passi nel mondo spirituale e è un periodo che varia da persona a persona. Uno può ritornare da lì a pochi mesi, a pochi anni, anche dei secoli. Quindi, allora, Anna Maria dice, sono avvantaggiata quanto avevo visto che qualcosa ho imparato nelle varie dirette. Sì, Anna Maria, sicuramente sei avvantaggiata, te lo dico già, senza dubbi, senza tanto pensarci su. E quindi penso che veramente che avrai un ritorno al mondo spirituale così bello. No, non ti sto invitando a tornare subito, ma però che dirai e penserai, a saperlo sarei arrivata prima. Perché sai, sono molte persone che quando conoscono là di là, tolgono questa paura, no? E arrivano alla conclusione che non si sta poi così male. Quello che fa paura a tutti noi in realtà è il momento clou, è quando arriverà, come sarà. Soffrirò, me ne accorgerò, oh che terrore. Questo veramente fa paura e può far paura a tutti noi. Però se impariamo a vivere giorno per giorno, senza tanto pensarci nella paura, e pensando semplicemente che sarà un passaggio, una cosa semplice, un viaggio, la cosa potrà alleggerirsi. Pensiamo. Poi c'è Laura McPherson. Vediamo cosa ha scritto Laura. In questi ultimi anni ho vissuto diversi eventi spirituali. È stato molto commovente e meraviglioso. Questo mi fa molto piacere, Laura, e che continui così. Davvero. Carissimo, carissimo Salvatore Cosumano, come stai? Allora, ho letto di una profezia di Chico Xavier che diceva che entro il 2057, già ti confermo, anche se non ho ancora letto tutto, ci sarebbe un cambio vibrazionale o un cambiamento del genere umano. Cosa può dirci su questo, di questo? Grazie. Allora, Salvatore, ti ringrazio di questa tua domanda, perché in realtà è un'affermazione che stanno dicendo da tanto, perlomeno i medium in Brasile. Chico Xavier lo diceva, ma lo dicevano anche altri medium, che altri spiriti anche, che intorno al 2050, ma 2055-57 della nostra era, giustamente, però questo cambiamento non è che dall'oggi all'indomani, diciamo che è un cambio già in atto, un cambiamento che è già iniziato, allora sarà una cosa molto più evidente, molto più palpabile, e questa è la differenza. E dal mondo spirituale loro considerano questo periodo che abbiamo vissuto abbastanza positivo. Io non sto parlando di chi vive difficoltà per il lavoro, perché solo chi ha perso una persona cara, eccetera, ma positivo in quanto sta accelerando la coscienza e la consapevolezza dell'uomo. E quindi prima questo avviene, prima può cambiare la vibrazione del pianeta, perché il fatto è quello. Ci sono o ci sarà chi può vedere solo tragedia, solo complotto. Va bene. Ma il mondo spirituale è molto più intelligente di tutte le tragedie e complotti e quindi riusciranno a utilizzare, anche qualora questo ci fosse, in un modo intelligente per portare a termine quello che è il percorso destinato alla nostra umanità. Quindi noi stiamo vivendo un cambio planetario. È per questo che vorrei farmi aiutare nei prossimi incontri anche da uno scienziato, perché il cambio planetario significa un cambio vibrazionale del pianeta. Per forza di cose ci saranno degli sconvolgimenti. E non pochi, perché ci dovranno scrollare per dire o vi risvegliate oppure no. E sarà il nostro apocalisse, per forza di cose. Cioè, o cambiamo. Dobbiamo uscire da questo mondo di prove e espiazioni per andare in un mondo di rigenerazione. Dobbiamo uscire da un mondo così fortemente legato a una dualità dove l'ombra supera la luce, non si può più vivere così, dove il male supera il bene, cioè l'assenza del bene che conduce al male, cioè il male supera il bene, non si può più andare avanti così. Pertanto si deve essere davvero una separazione del grano della gramigna, e quindi tutte cose già preconizzate da chi? Da chi? Da Cristo stesso, no? Di questo cambiamento della nostra umanità, di questa necessità di evolvere. Pertanto,
Il mondo spirituale saprà dirigere la nostra umanità verso questo cambiamento. Ahimè. E staremo a vedere. E delle belle. Quindi 2057 è sì un anno importante perché è una data limite che gli spiriti hanno detto, guarda, se non avverrà così, avverrà in un altro modo. Quindi è meglio che avvenga attraverso ciò che sia già stato tra di noi affinché non dobbiamo subire altri cambiamenti, altre scossoni per fare un cambio. Ogni parto prevede un dolore e questo è un parto cosmico. E quindi ce la dobbiamo aspettare. Ecco qua, cara Roberta. Le risposte mi sembra di averle già date, Roberta. Se manca qualcosa mi scrivi ancora, ok? Perché io le domande le ho risposto dentro a quella che è, tra virgolette, la mia conoscenza e il mio percorso spiritista. Se manca ancora qualcuna, per gentilezza, iscrivete di quale domanda vi, come si potrebbe dire, a quale domanda vi riferite. Ok? Anche perché sono 22:35, io tra un po' avrò compiuto i miei 60 minuti. Non sono Cenerentola, non dovrò perdere neanche la scarpa di cristallo, ma abbiamo anche degli orari, e allora io al 45 più o meno vi saluterò. Mi sarebbe piaciuto, e dovrei anche ricordarmi, di darvi anche qualche materiale, anche qualche video carino che riassume un po' delle cose di cui ho parlato questa sera, dando alcune delle risposte. Ma nel dubbio che riesca a fare, quindi non faccio promesse. Perché, come vi ho detto, questo internet non me lo permette. Perché può darsi che funziona, come può darsi che non funziona affatto. E allora, magari voi state lì in attesa di un qualcosa che non potrà arrivare. E questo mi dispiacerebbe moltissimo. C'è ancora qualche domanda? Ho presunta tale che io non ho risposto. Io al momento non vedo, quindi se avete scritto qualcosa mi scuso, se casomai sono io che non sono riuscita a visualizzare qui nel mio browser. Ok? Allora, c'è una cosa però che questa vi vorrei dire io, a prescindere di eventuali domande. Dobbiamo fare un passo avanti. Dobbiamo fare un passo avanti affinché tutto ciò che adesso ci domandiamo possa trovare risposte e non costituire più alcun dubbio, specialmente in questi fatti che sono già dei fatti ordinari, di cui si parla spesso, di cui si parlano in molte live, molti relatori hanno già risposto, anche su Fox. Bisogna andare avanti. C'è ancora tanto da approfondire e da conoscere. E quindi le domande legate prettamente al trapasso, a ciò che succede, eccetera, vi posso raccomandare sì il libro degli spiriti, ma c'è anche un mio libricino che io avevo compilato nel 96, che sto cercando di rieditarlo perché penso che possa essere utile, è molto semplice, molto piccolo, però quando sarà disponibile vi farò sapere. E mi piacerebbe che poteste leggere perché lì ci sono queste risposte basiche, basilari, importanti da sapere, importanti da divulgare per chi non lo sa e per andare oltre, perché ce n'è ancora tant'altro da sapere e da approfondire oltre a queste domande. Sto cercando di vedere se ci sono delle altre, se ci fossero. Vediamo. No, per adesso non vedo nulla. E quindi vuol dire che non ce ne sono. Quindi vado avanti nei miei ragionamenti. Allora, faccio una sintesi. Quali spiriti eterni
Tutti noi nasciamo con gli attributi della divinità, della creazione, della conoscenza, della consapevolezza. Ma tutti noi nasciamo semplici e ignoranti, quindi non nasciamo come dei dèi costituiti, ma come una scintilla di Dio che deve crescere e esperienziare in questo mondo, attraversando i regni minerali, vegetali, animali, per arrivare al regno umano e poi all'angelitudine. Dio, che è giusto e buono, fa sì che tutte le creature possano percorrere questo cammino, affinché possano conoscerlo e evolvere attraverso i propri sforzi, proprio sudore, attraverso lo. E quindi non c'è uomo e non c'è angelo che non abbia attraversato questi regni. La morte è una legge divina ed è una legge naturale. È anche un momento di rinnovazione, di rinnovamento, di cambio, e che possa permettere di fare delle esperienze nel mondo per testare la nostra intelligenza. Esperienze che ci portano a volte a essere uomo, incarnare in un corpo maschile o in un corpo femminile. A cambiare paese, a cambiare nazione, a cambiare idioma, a cambiare familiare, a volte ripetendo le stesse persone e a volte cambiandole. Da che, o già che, siamo eterni, quale scintilla divina, non abbiamo fretta, incominciamo da primitivo e andiamo evolvendosi pian piano. E questo evolversi ci porterà alla conoscenza da dove veniamo, perché siamo in questo mondo e dove andremo dopo la nostra morte fisica. Quindi la morte fisica, come un fenomeno naturale e che avviene fino dai tempi dei tempi, oggi come oggi, possiamo capirla e comprendere, non è più motivo di paura, di terrore, di mille dubbi. E così anche per la medianità, che volge a una sua evoluzione, a una conoscenza superiore dell'uomo, in modo tale che saranno sempre più quelli che potranno comunicare sia attraverso se stessi, la medianità, attraverso se stessi naturale, attraverso gli altri, e naturalmente arriverà anche la tecnologia, che se oggi è a un determinato punto X, domani sarà doppio, triplo X, e quindi sarà un metodo di oggi, saranno solo un ricordo, come se fosse quasi la preistoria, perché l'evoluzione a cui ci prefiggiamo a raggiungere verso il 2057, come domandava prima Salvatore Cusumano, chiederà o richiederà un'accelerata evoluzione e coscienza e consapevolezza da parte nostra. E a maggior ragione per questo vi sto dicendo: datevi una ragione, studiate su queste tematiche. E io vi ho dato già un consiglio dei libri di Kardec, ce ne sono anche degli altri, possiamo anche parlarne, ma andiamo avanti. Ok? Andiamo avanti perché c'è tanto altro da sapere e sono sicura che vi farà molto piacere. E per oggi io mi fermo qua e dico solo questo. Vi do appuntamento quindi al 27, martedì 27 ottobre, augurandovi di fare bellissima continuazione in questo periodo con tanti oratori, con tanti medium e quant'altro. Avete occasione di avere ancora, grazie a Fox, e di imparare. Non smettete mai di imparare, ok? A tutti una serena e buonanotte. Grazie mille.